Non avranno vita facile i furbetti che ottengono in modo illecito benefici e agevolazioni erogate dal Comune. Da oggi, infatti, grazie a un protocollo firmato con la Guardia di Finanza, si punterà ancora di più sulla prevenzione e sul contrasto all'evasione fiscale. Dagli aiuti con le case popolari alle agevolazioni per le fasce più deboli, dalle tasse fino al reddito di cittadinanza, l'accordo siglato ufficialmente dal sindaco di Fano Massimo Seri e dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle Enrico Blandini persegue non solo la legalità ma anche la tutela di quei cittadini che rispettano le regole e lavorano con dignità. Io credo molto in una Guardia di Finanza, mi piace definirla, a forte vocazione sociale, proprio perché deve sempre più essere vicino al contribuente onesto, quindi alle persone corrette, all'imprenditoria sana. E questa è un'ulteriore formula che ci aiuta ad orientare la nostra azione e quindi ad individuare tutti quei soggetti che manifestano una capacità contributiva che non è in linea con quella dichiarata. Scendendo nell'aspetto operativo, questa sinergia prevede che gli uffici del Comune di Fano forniscano alla Guardia di Finanza dati, notizie e informazioni utili a perseguimento delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari. I nostri uffici, ha dichiarato l'assessore Sara Cucchiarini, saranno a disposizione delle Fiamme Gialle. È un onore per noi poter viaggiare all'unisono per garantire l'equità sociale a vantaggio della cittadinanza. Quando le istituzioni collaborano, ha detto invece il sindaco, portano sempre un valore aggiunto. Ecco, quando ci sono i furbetti che magari sono nelle condizioni di poter sostenersi da soli, non aver bisogno di sostentamento, questa diventa una doppia offesa per la gente. E allora con questo protocollo ci saranno controlli incrociati per scoprire questi che in qualche modo eludono le regole ma sfruttano risorse che dovrebbero andare a persone che hanno veramente bisogno. È un po' come quando vediamo che ci sono dei finti ciechi che prendono una pensione. Ecco, queste cose sono cose che non vanno bene. Per cui chi rappresenta un'amministrazione ha il dovere anche di evitare che accadano certe cose, ad iniziare non soltanto per una questione di giustizia ma di rispetto della persona. E con questo protocollo ci saranno maggiori controlli in questa direzione e penso che alla gente faccia piacere.